Ecco ragazzi, in questa schermata trovate tutte le zone dove trovate i ricercati nella parte 2 del video e partiamo subito dal Nord Millville. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, sono lì sul confine tra Little Italy e North Millville dove c'è il Drug Strip. Partiamo da lì. Andiamo a prendere il primo collezionabile. Qua ci sono i parcheggi delle varie della ditta qua. Qua numero 109, lì alla zona. Adesso andiamo a prendere il secondo da dove abbiamo preso questo. Qua girate a sinistra, dietro lì da parte al portone, è lì. Poi da questo andiamo a prendere il prossimo. Andate giù dove c'è la locomotiva lì col faro acceso. Qua su questo edificio lo trovate lì quasi in fondo. Poi da qui andiamo a prendere il prossimo. Seguite sempre dritti fino in fondo, lì a sinistra. Andate dentro qua, è lì sul muro, è lì. Qua proprio sul confine tra qui e lì. Allora, partendo da qua andiamo a prendere il prossimo. Arrivate qua dove c'è il legname, girate a sinistra, qua a destra, andate su, sempre dritti, appena entrate qua, poi girate a sinistra, andate là verso i camion parcheggiati, passate in mezzo. Su quando arrivate qua sotto i tubi, qua girate a sinistra, appena qua avanti è lì sul muro. Poi il prossimo, partiamo da qua, andate su a destra. Poi a sinistra ed è subito qua dietro il muro, dietro il palo più che il muro, palo muro che sia. Poi ragazzi qua dovete tornare un attimo indietro perché questo l'avevo lisciato, quindi sono andato a riprenderlo dopo. Qua sulla tirata dove c'è quella locomotiva con la luce accesa, qua in fondo ne abbiamo preso uno. Andate su fino ad arrivare al punto dove lì davanti a voi a sinistra, venite su da giù là in fondo, venite su fino a qua e lì davanti a sinistra vedete la rampa lì, ecco, salite, girate in giù tutto a sinistra, salite sulla passerella qua e andate fino in fondo. Non accelerate troppo perché dopo dovete frenare, altrimenti andate lì sotto e dovete ricominciare. E lo troviamo qua sul palo. Giù lì abbiamo raccolto quello di prima. Qua numero 102. Poi da qua andiamo a prendere il prossimo. Vi lanciate giù, pam.
Girate in su subito a destra, andate in su dritti quasi fino in cima. Poi arrivati qua che vi trovate davanti quell'edificio, girate a sinistra, poi andate su a destra e poi ancora a sinistra, qua dove ci sono quei due silo lì e lì da parte. Perfetto. Andiamo al prossimo, ragazzi. Questo l'ho preso durante la missione. Che andiamo. Dobbiamo andare dove? Qua non mi ricordo che missione era. Che dobbiamo andare a rubare le hot rod ai ragazzi che mi hanno bruciato la casa e quant'altro. Qua è il punto dove bruciamo il bar di questi qua. Ed è lì. Qua è un po' più avanti da dove abbiamo fatto quello di un attimo fa. Qua arrivate su da lì. Guardate qua, lì c'è quel silo lì. E qua sul primo edificio, sul portone, è lì. Poi qua siamo davanti al portone della fonderia, che poi andiamo dietro a quei ragazzacci che sono dietro, poi facciamo tutto il giro della fonderia e quant'altro. Questo qua è il portone. E qua a sinistra c'è questo edificio sulla prima porta, qua col 09, è lì. Lo potete prendere anche fuori dalla missione, quello è libero. Poi andiamo a prendere l'ultimo di questa zona, North Millville. Praticamente tornate indietro da quella che abbiamo preso prima, tutta l'autostrada. Questa è l'uscita dall'autostrada. Una volta che arrivate giù, proprio qua in fondo all'uscita, girate dentro subito a destra, tirate giù la ringhiera, la ramina che c'è, e andate dentro qua, dove ci sono questi garage qua. E lì a destra. Qua siamo sul confine con Chinatown e difatti adesso passiamo a Chinatown. Da questo che abbiamo appena raccolto andiamo al prossimo. Uscite da lì, andate là dritti. Qua subito a sinistra dove c'è il giornalaio. E lì dietro. Poi partendo da qua andiamo a prendere il prossimo. Tornate verso l'incrocio. Andate giù a destra. Poi subito a destra qua in questa stradina. Ed è subito qua, dietro il muro lì. Qua abbiamo raccolto quello di prima e qua c'è quello di adesso. Poi partendo da qua andiamo al prossimo, è lì davanti a 200 metri neanche. E qua sul muro. Poi partendo da questo andiamo al prossimo, entrate qua nei cunicoli. Girate a sinistra, qua l'incrocio a sinistra, qua entrate qua nel dove c'è il giardino di Chinatown, giardino o parco.
Poi uscite dal giardino, da dove siamo entrati, tornate leggermente indietro, l'incrocio andate a destra, andate là fino al prossimo incrocio, girate su a sinistra, e poi qua girate dietro qua a sinistra. Poi da qua andiamo a prendere il prossimo, andate in retro, andate in su, l'incrocio girata a sinistra, e poi qua leggermente a sinistra, lì c'è il cartello Little Italy e quant'altro, vi fermate poco prima e lì a sinistra. Poi da questo andiamo al prossimo, andate giù, passate sotto il cartello, andate là a 200 metri, dritti lì davanti. Eccolo qua. Poi il prossimo l'avevo lisciato, quindi sono tornato lì a farvi vedere da dove prenderlo, partendo da questo che abbiamo appena raccolto, l'ho raccolto lì sul muro. Potete anche andare a piedi con questo, girate, tornate indietro verso l'incrocio, girate su a sinistra, appena Sei attore famoso, sì. arrivate fuori da questo edificio, girate a sinistra, lì c'è la cabina telefonica, è lì dietro. Poi questo io l'ho preso durante la missione. Allora, io questo l'ho preso durante il capitolo 13, che è la fine dell'operazione Drago. E qua bisogna venire qua ad attaccare il bar Red Dragon. Attacca il ristorante Red Dragon. Comunque la zona è quella, la potete raccogliere anche dopo. Passiamo a Easter Bay. Troviamo lì in zona dell'armeria, c'è la curva. Questo non è indicativo perché se non avete l'icona della casa, quindi giù qua dove c'è la curva della strada è lì. Poi partendo da questo andiamo al prossimo. Giù l'incrocio a sinistra, caffetteria, girate dietro subito dopo, è lì. Poi dopo l'altro, trovo lì sul confine, indicazioni, poco forniture. C'è il muro qua praticamente, sovrappassa la ferrovia. Qua c'è questo cartellone qua, c'è scritto Photomac, è lì sotto. Poi andate all'officina, che è sul confine tra Oyster Bay e South Millville, all'entrata dell'officina. L'incrocio andate a destra, poi subito a sinistra. Seconda fila di garage è lì. Poi il prossimo, ragazzi.
Lì c'è la casa, sì, ma come ho detto non è indicativo perché se lo prendete dopo questa missione qua, il simbolo della casa probabilmente non c'è una roba l'altra. Per questo mi sembra che sia l'ultimo appartamento, quella lì è la porta dell'appartamento, salite fino in cima. Poi andate nella zona dove c'è la casa lì, sì, va bene. Andate là dove c'è l'incrocio, lì c'è il caffè. O caffè, che non c'è l'accento, va bene. Dall'altra parte proprio del caffè lì. Qua dove c'è la ramina, lì nell'angolo, è lì. Questo è riuscito a prenderlo da qua. Prossimo, partendo da qua andiamo a prendere l'altro sulla destra qua. È nella stessa situazione di quello precedente, solo che non si riesce a prenderlo da fuori, quindi se il cancello qua non si apre normalmente prendete un veicolo e il problema è risolto. Vedi, 116. Poi partendo da qua andiamo a prendere il prossimo. C'è quattro passi. Qua partendo da questo andiamo al prossimo. Adesso uscite da questo cancello, girate a sinistra, qua ancora a sinistra, attraversate la strada subito dopo, entrate qua e lo trovate lì sul muro. Pavel! Poi dopo per questo dovete spostarvi un po' più in su. C'è l'armeria. Qua abbiamo raccolto l'ultimo un attimo fa. Vedete su dove ci sono questi palazzoni qua alti. Nel penultimo, per giro qua da parte, lo trovate lì, da parte alla porta. Bene, passiamo a South Millville, ragazzi. Partendo da là davanti abbiamo raccolto quello di un attimo fa. Venite qua da questa parte dove c'è questa stradina qua. Andate dritti qua in questa fabbrica. Andate subito a sinistra. E lo trovate qua sul muro. Poi partendo da qua andiamo a prendere il prossimo. Andate fuori in strada, andate là a sinistra, andate là quasi fino in fondo dove c'è la curva, lì a destra è lì. Poi partendo da questo andiamo al prossimo. Girate dietro lì a destra, andate là qua nella zona del porto, andate giù fino in fondo. L'ho messo in mezzo quello lì. Andate là dietro il container qua, è lì. Poi partendo da questo andiamo al prossimo. Andate
potete salire lì in cima alle scale. Una volta che arrivate su in cima, è subito lì. Lì era uno e qua è l'altro. Poi partendo da qua andiamo a prendere il prossimo. Andate su qua, andate a destra, poi a sinistra. Passate i parcheggi, andate su fino in cima dove lì a destra ci sono dei piccoli container. Andate là dietro e lì. Poi per i prossimi ragazzi, non sono riuscito a farlo continuato perché li ho mancati un paio. Comunque la zona è qua, sono lì io, dove c'è questo complesso all'entrata. Qui c'è la strada, i parcheggi, il cancello d'entrata. Appena arrivati dietro, salite le scale. Poi partendo da quello che abbiamo appena preso andiamo al prossimo. Qua girate dietro a sinistra, te la dritti un pezzo e lo trovate lì sotto. Poi partendo da qui andiamo al prossimo, andate avanti leggermente, sparate giù quel cancello lì, sparate giù questo, fermate. Salite le scale e lo trovate subito lì. Poi da qui andiamo al prossimo. Questo rimane fuori dalla zona lì industriale, diciamo, del complesso appena dietro, sotto l'autostrada, e passiamo a Midtown. Midtown mi trovo esattamente lì. E a sinistra c'è il Vangels dei vestiti. Qua dove c'è questo incrocio qua, questo palazzo qua bello alto. Lì c'è la scritta del casino. E lo trovate subito qua, sul pilastro esterno dell'edificio alto qua. Poi da qui andiamo al prossimo. Poi per il prossimo ragazzi dovete andare dall'altra parte, siamo sul confine lì, qui c'è il Maltese Falcon lì, arrivate qua, c'è queste due file qua di garage, state in mezzo, salite le scale. Anche per questo dovete spostarvi un po' qua, questa zona, i tre cerchi di grano. Praticamente c'è una chiesa qua. Poi
Poi partendo da qua andiamo al prossimo. Poi dalla chiesa qua andiamo a prendere il prossimo, mette fuori l'incrocio, andata a sinistra, andata avanti leggermente poco, qua c'è un cunicolo ed è lì. Partendo da questo andiamo al prossimo, mi sono rimasto incastrato con la macchina. Poi da questo andiamo al prossimo. Una passeggiatina. Poi da questo andiamo al prossimo, ragazzi. Qua l'incrocio a sinistra. Prossimo incrocio, andate dritti. Subito dopo l'incrocio lì andate su a destra. Entrate nel cunicolo ed è lì. Da questo andiamo al prossimo, uscite da lì, andate a sinistra, poi ancora a sinistra, dritti, ed è lì sulla parete. Poi da questo andiamo al prossimo, tornate in su, qua l'incrocio andate dietro a sinistra, lì dietro quella statua lì trovate un altro. C'è il video dopo questo. Eccolo qua. Quello che vi dicevo un attimo fa, l'ho preso in un momento diverso, quindi è così. Qua l'incrocio appunto lì dietro a quella specie di scultura qua sotto al Titania è lì dietro. Poi questo è un altro che ho preso durante la missione. Questa la missione era, mi sembra. Chi se lo ricorda che missione era, ragazzi. Comunque non importa perché lo potete prendere anche dopo la missione. E adesso vi indico il posto dov'è, eccolo qua. Ed era l'ultimo per quella zona, adesso passiamo a Southport. Siamo su vicino al confine con Midtown. Arrivate qua alla strada che passa sotto la ferrovia, c'è il cartello grande con scritto Swift come indicato. Andate dentro qua, giù in fondo a sinistra, è lì. Poi da questo andiamo al prossimo, uscite da lì e andate là dritti, prima stradina a destra girate giù, poi girate subito a sinistra la prossima stradina,
prossimo è qua, dove c'è il caffè BBQ, sotto il coso della ferrovia qua, vedete qua sul pilastro, è lì. Il prossimo è vicinissimo a questo, solo che l'ho preso in un momento diverso, quindi parto da qua. Qua sopra abbiamo preso quello di un attimo fa. Andate giù verso il giornalaio, girate l'angolo due volte ed è lì sulla parete. Poi partendo da questo andiamo al prossimo. La rampa, andate là fino in fondo a questi garage, girate giù a sinistra e dove c'è la scritta no parking anytime, è lì. Poi il prossimo, partendo da questo che abbiamo appena preso, girate in su, andate in su un pezzo, è lì sulla parete in mezzo ad altri poster. Prossimo è questo qui che vi sto indicando, appunto, io l'ho preso durante la missione che è quella di portare i soldi al tipo lì dopo aver accumulato cos'è 27.000 dollari in giro. E lì da parte alla porta d'entrata. Passiamo al porto, ragazzi. Lì sopra c'è l'ufficio di Derek. Andiamo a prendere il primo. Da qua, dietro sul container. Qua al porto non sono riuscito a fare la guida continuata, quindi vi indico la posizione di ognuno, ma non è complicato, il porto è abbastanza ampio. Andate giù proprio fino in fondo dove c'è l'angolo qua ed è lì, dietro alle casse. Questo è un altro. Quello di prima l'abbiamo raccolto lì, andate alla seconda banchina, se possiamo chiamarle banchine. Qui è il fondo, arrivate dietro, c'è questa casettina qua, la trovate lì. Prossimo lo troviamo in fondo. Giù fino a qua dove c'è, dove si può entrare così, poi salite le scale, allora davanti a sinistra è lì. Qua prossimo, qua dove abbiamo preso quello di un attimo fa, andate indietro, andate su, scendete lì a destra e andate dietro a quell'edificio che c'è qua. Ed è lì. Prossimo, partendo da qua. Questo sono riuscito a farlo continuato. Poi partendo da questo andiamo al prossimo.
scendete, andate lì nell'edificio che c'è, l'unico che c'è qua in questa zona. Andate giù fino in fondo. Girate l'angolo, è lì. Ecco, questo è l'ultimo al porto, è giù proprio in fondo al limite dalla mappa, lì c'è il faro, andate giù da lì, andate giù qua. È subito qua. Bene, passiamo a Lida l'Italia, ragazzi. L'ultimo Guarde. posto. Qua siamo praticamente dove c'è la casa della mamma. Ci troviamo esattamente dove abbiamo fatto a pugni col tipo, abbiamo preso il trofeo e quant'altro. Uscite verso la strada, andate alla sinistra, subito qua a sinistra. Poi il prossimo, partendo da questo, andiamo al prossimo. Uscite, attraversate la strada, passate la scritta Piccola Italia. E Devi per forza girare per qui. lo trovate subito qua. Prossimo ci troviamo al garage vicino alla casa di Joe. Andatela a destra sulla prima parete lì che vedete, è lì. Poi dopo qua ci troviamo al Freddy's Bar. Girate, andate dalla parte opposta, entrate in questo cunicolo, è lì. Poi il prossimo trovate giù, quasi sul confine, qui c'è l'abbigliamento. L'abbigliamento è lì davanti, attraversate la strada, è qui dove c'è questa recinzione, no parking anytime, scavalcate, girate a destra, è lì. Lì abbiamo raccolto quello di prima e adesso sono qui dove c'è l'officina. Questa è l'officina, porta d'entrata. Andate sulla parete qua, è lì in fondo. Poi per il prossimo spostiamo su vicino al ristorante. Lì davanti c'è il ristorante, il dinner, qui c'è l'incrocio. A questo punto c'è lì il container qua, quasi mezzo fuori in mezzo alla strada. Andate dentro lì, è lì. Poi partendo da quest'ultimo andiamo al prossimo. L'incrocio, girate su a sinistra leggermente perché è subito lì davanti dove c'è il Webs, ed è lì sulla parete. Il prossimo
prossimo, io l'ho raccolto mentre avevo l'obiettivo di raggiungere l'appartamento di Maria Angelo a Little Italy, però lo potete raccogliere anche dopo. Lì c'è la casa di Maria, salite le scale, girate la sinistra e lì. Poi qua ci troviamo in zona per fare il rifornimento, adesso non mi viene il nome, il distributore, ecco. Qua abbiamo il distributore, lì abbiamo tutta la fila di garage, andate là in fondo, dietro. Qua c'è il primo e poi ce n'è subito un altro che l'ho raccolto dopo perché l'ho lisciato. Ecco, partendo da qua che abbiamo raccolto questo, andiamo a raccogliere l'altro che è lì sull'altra fila di garage. Eccolo qua. Uno e uno, due, tutti e due lì. Poi partendo da questi ultimi due andiamo a prendere il prossimo. Uscite, distributore girate completamente a sinistra in versione U. Poi arrivate qua dove c'è anche quel cartellone lì, girate dentro a sinistra, qua la zona dove c'è il drag strip, il bar. Ecco, qui c'è il drag strip. Prossimo ragazzi, raccolto in un momento diverso, comunque è lì, segnalato bene. Dietro di noi abbiamo appena raccolto quello di prima, il drag strips. Qua nella zona dove c'è il car rental. Andate dietro, sul muro qua. Prossimo, partendo da sotto all'appartamento della mamma, andate a trovare la mamma l'ultima volta, andate in giù, lì c'è il negozio di vestiti, subito dopo andate dietro a sinistra, è lì sul muro, è il Martin. E adesso da qua andiamo a prendere l'ultimo ricercato. Partendo dal garage, dalla casa di Joe, qua la casa non è indicata, comunque è lì la casa di Joe. Dal garage prendiamo la macchina, dobbiamo andare su, prendere l'autostrada in contromano perché il collezionabile rimane sul tetto di una casa, lì al bordo dell'autostrada. Ora uscite, andate su, prendete l'autostrada in contromano. Andate là un pezzo. Eccole qua, per farvi vedere dov'è. È giù lì, su quel tetto lì, dovete scendere lì. E sul pilastro lì dei camini, è su lì. Adesso questo è il mio terzo tentativo buono, dopo aver distrutto la macchina. Dovete proprio centrare il coso dei camini, altrimenti. Ed è lì, guardalo lì. Ecco trofeo. E il platino. Una grande soddisfazione ragazzi prendere il platino e prossimamente appunto vi porto le videoguide a Mafia 3 e adesso vi lascio due clip extra. Questo è il primo salto fatto male, comunque grazie ragazzi per aver guardato, spero di esservi stato utile e
ci sentiamo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, statevi bene.